L'Associazione Nazionale Carabinieri ad Alcamo celebra una giornata importante qui con noi in rappresentanza sia dell'associazione a livello provinciale che anche come presidente locale. Stefano Cruciata, ci può spiegare questa mattinata in cui state inaugurando proprio ufficialmente la nuova sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sede di Alcamo, in via Rossotti, qui in pieno centro storico, dove vediamo proprio che è stata allestita una musealizzazione della vostra sede. Sì, diciamo che dopo 52 anni dalla nascita dell'associazione ad Alcamo abbiamo cercato di dare un volto nuovo sia come sede sia come tutte le reparti di operatività, dal nucleo carabinieri volontari alla protezione civile. Adesso abbiamo costituito anche il gruppo Cavalieri a Cavallo, poi un noto anche importante gruppo museale, quindi per far conoscere un po' alla cittadinanza la storia dell'Arma dei Carabinieri, quindi da tutti i cimeli storici, dalla prima guerra mondiale alla seconda e ai tempi di oggi. Ecco, vediamo qui la presenza anche di familiari dei carabinieri Falcetta e Apuzzo, Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta, trucidati nel 1976, la famigerata strage di Alcamo Marina che ancora ci lascia così senza spiegazioni, senza un perché, soprattutto non sappiamo ancora chi fossero stati responsabili di questo eccidio che rientra tra i misteri della storia italiana e internazionale. Ed è doveroso, avete sentito proprio come un dovere dedicare una parte della vostra esposizione anche al ricordo di questi carabinieri che furono uccisi ormai quasi 50 anni fa. Assolutamente sì, e vorrei aggiungere anche che abbiamo dedicato una teca alla strage di Nasseria, quindi questo evento storico non bisogna mai dimenticarlo assieme alle altre stragi. Sì, lei mi parla un po' della strage di Alcamo Marina, ma quello è un capitolo un po' lontano, ci sono state tante indagini, si è arrivata a una conclusione da parte dei giudici, va accettata perché è giusto così. Quindi questo ricordo rimane sempre indelebile nei nostri cuori, come ho detto in qualche altra intervista, loro sono figli di Alcamo, figli di noi, insomma. Senta, questa particolare cerimonia è stata aperta proprio volutamente anche ai giovani. Mi pare che avete invitato anche degli studenti a partecipare attivamente ad una cerimonia in Chiesa Madre. Sì, abbiamo invitato i giovani, sono quattro istituti di Alcamo dove abbiamo dato dei temi, li hanno brillantemente svolti, sono stati gli stessi insegnanti a giudicarli, quindi ci è stato comunicato sia la vittoria, diciamo, del giovane studente, quindi per cercare di portarli sulla legalità, a far conoscere ciò che è legale, che oggi, mi creda, c'è tanto bisogno. In concreto, oggi quindi chi può eventualmente avvicinarsi a questa associazione, che chiaramente è un'associazione di carabinieri, ma anche dei comuni cittadini civili possono, quindi non soltanto militari, possono avvicinarsi alle vostre attività? Sì, ci si può avvicinare e bisogna innanzitutto avere dei requisiti eccellenti, perché parliamo sempre di un'associazione d'armi ovviamente. E i giovani si possono avvicinare, c'è tanto spazio per loro, ma soprattutto vengono impiegate nella protezione civile. Vediamo qui infatti la presenza non soltanto di militari ma anche di varie squadre di protezione civile, insomma a livello di associazioni di volontariato, altre forze dell'ordine naturalmente, rappresentanti delle istituzioni pubbliche a livello amministrativo. Di conseguenza concludiamo ecco, semplicemente con una domanda. In sostanza qui ad Alcamo certo ancora
siamo in una comunità, viviamo in una società piuttosto complicata, in cui non è facile riuscire a delineare un confine netto tra quella che è la criminalità e quella che è la cosiddetta società civile, o comunque quelli che sono ritenuti dei comportamenti a livello diffuso che possono essere i connotati principali di una società civile. Lei vuole fare un commento, insomma, su questa situazione che oggi nel 2024 ancora non è molto chiara effettivamente? Guardi, le tematiche sono veramente tante su quello che lei ha detto, quindi non è per niente facile. Il nostro obiettivo è quello di mettere sul campo tutte le nostre unità a disposizione per chi ne ha di bisogno. Per quanto riguarda la criminalità, il nostro sostegno è soltanto quello di stare vicino ai giovani, no? E farli crescere. Poi saranno le forze dell'ordine, ovviamente in servizio, a tutelare quello che è necessario fare. Chiesa Madre, le note della fanfara dei bersaglieri del 12° Reggimento Sicilia sta accompagnando questa cerimonia, alla quale sono presenti anche familiari del maggiore Ugo De Carolis, che venne trucidato nel 1944 alle Fosse Ardeatine. Qui con noi un nipote di Ugo De Carolis. Salve, il suo nome? Fiorindo De Carolis. Sì, appunto, mio nonno. La cerimonia è bellissima, organizzata magistralmente. Ringrazio ancora il presidente della sezione di Alcamo, che si è speso completamente per la realizzazione e della sezione e di tutta la cerimonia in ricordo di mio nonno e di tutti i carabinieri in servizio e in congedo d'Italia. Lei, insomma, non ha avuto modo di conoscere direttamente, ecco, suo nonno, però le è stato raccontato tanto, penso, su di lui. Certamente sì, è stata tramandata tramite i miei figli, mio padre, i miei zii e anche tutta la documentazione che abbiamo. E quindi le gesta e le sue azioni si portano avanti, e questa è un'occasione per un ricordo piacevolissimo e importante. Grazie tanto. Lei di cosa si occupa nella vita? Mi scusi. Io sono un carabiniere in servizio. Anche lei carabiniere, giustamente, insomma, avete tenuto questo filo sul solco, appunto, di quello che è stato la passione, che è stato il grande impegno di suo nonno. Voi mantenete viva, lei mantiene viva, insomma, questa grande dedizione, l'impegno per l'arma e per i valori dello Stato. Grazie intanto. Grazie a voi, grazie.
Domenico Surdi, sindaco di Alcamo, una cerimonia certamente emozionante, quella vissuta oggi è molto partecipata in ricordo del maggiore Ugo De Carolis e anche in occasione della giornata commemorativa della carica di Pastrengo. Una giornata sicuramente molto bella, emozionante, carica di partecipazione come si può vedere con tutta l'arma siciliana, oltre che quella più vicino a noi presente. Un ringraziamento va all'Associazione Nazionale Carabinieri, al suo presidente Stefano Cruciata per aver promosso questa iniziativa all'interno di questa grande opportunità che è quella dell'apertura del museo presso la nuova sede di Via Rossotti dell'associazione. Abbiamo visto grande passione, grande lavoro per raccogliere testimonianze del valore e del servizio che l'arma ha reso negli anni e continua a rendere con una collaborazione continua con anche il comune e tutta la comunità, come abbiamo visto le scuole e tanto altro. Quindi un ringraziamento a loro per quello che hanno promosso. Bene, la piazza De Carolis che si trova proprio accanto alla caserma dei Carabinieri qui ad Alcamo è certamente tra i punti strategici della città sul piano del traffico veicolare e anche molto importante per quanto riguarda un po' quelle che sono le bellezze architettoniche e storiche della città di Alcamo. Proprio in ricordo di Ugo De Carolis occorre cogliere questa occasione magari per sapere se l'amministrazione comunale sta prevedendo anche degli interventi di miglioramento di vari servizi in questa importante area della città dove l'illuminazione probabilmente ancora non è sufficiente, c'è bisogno di più pulizia, di maggiori servizi. Non vuole essere una nota polemica, ma certamente un modo per approfittare di questa circostanza per fare in modo che possa servire anche questo giorno del ricordo come stimolo. Sicuramente sì, d'altronde proprio sull'illuminazione stiamo facendo un lavoro attento con Enel X in alcune vie, in alcuni quartieri, quindi sarà mia cura su questo aspetto e anche su quello più generale del decoro di verificare, ecco, che in quell'area importante della città ci sia maggiore attenzione. Del resto nella vicina piazza Pittore Renda abbiamo visto già qualche segnale positivo come la realizzazione del parco giochi, insomma piano piano si cerca di fare qualcosa che sia il più possibile rispondente alle esigenze dei cittadini, perché quando si parla di memoria non dobbiamo dimenticare che c'è il presente da affrontare, di conseguenza anche per la tutela della sicurezza, oltre che per il decoro urbano, per la tutela della sicurezza pubblica, occorre affrontare anche questi temi e il sindaco lo sa bene, insomma. Certamente sì, anzi quello della riqualificazione delle aree a verde, dei parchi come quello di Piazza Vittorio Renda è una priorità e rimarrà una priorità per tutti gli anni a venire del mio mandato. Piazza Vittorio Renda da tempo meritava e attendeva un intervento che peraltro non termina qui, perché vogliamo sistemare ancora di più l'illuminazione che già ha avuto un primo adeguamento strutturale sempre con la collaborazione di Enel X, e così continueremo anche negli altri quartieri. Di recente mi piace sottolineare in questa occasione l'apertura di un nuovo servizio in piazza Baden-Powell che sicuramente aggiunge in quel quartiere presenza e anche opportunità per tutti gli abitanti, e credo che quella dei quartieri, delle aree forse erroneamente qualificate come periferie, ecco, serve più attenzione e anche qualche investimento. Su questa scia ci impegniamo. Monsignor Aldo Giordano, l'arciprete della Chiesa Madre di Alcamo, un evento celebrativo abbiamo visto che ci consente di fare tante riflessioni. A lei la parola. Sì, è un momento veramente importante per la città di Alcamo, perché l'Associazione Carabinieri ha inaugurato quei locali che sono del Santissimo Salvatore, quindi appartengono alla Chiesa, alla Diocesi, ovviamente anche a chi l'amministra. In questo caso abbiamo dato incomodato d'uso gratuito per questa attività. Durante la celebrazione abbiamo pregato per Ugo De Carolis, che è stato tenente qui ad Alcamo al suo tempo ed è morto alle Forze Ardeatine. Abbiamo pregato per lui e per l'altro carabiniere
che purtroppo ieri per un incidente stradale ha finito di vivere, insomma, ha concluso la sua vita. Il Vescovo ha seguito indirettamente tutto questo, dando un po' la delega anche a me di rappresentarlo, dato che si trova a Roma per la visita di Limina col Santo Padre e con tutti i Vescovi della Sicilia. Veramente siamo contenti di questa realtà che è nata ad Alcamo ed è sicuramente farà lustro alla nostra città e darà un apporto positivo alla cultura. Autorità, gentili ospiti, cari studenti, un deferente saluto a tutti voi a nome dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che da 138 anni si propone di mantenere alte le nobili e gloriose tradizioni dell'Arma.